Dal 6 all'8 ottobre nel centro storico di Fano torna la 10ª edizione di Letteraria, l'evento che ha come obiettivo quello di promuovere i libri e la letteratura. Tanti gli ospiti e un nutrito programma di appuntamenti dove i giovani sono sempre più i protagonisti. Oltre ai nostri giovani lettori, abbiamo cercato di coltivare un gruppo di giovani intelligenti, sensibili e capacissimi che stanno diventando un po' il ricambio generazionale di questa esperienza. Sono autori, sono registi, hanno lavorato per tutto l'anno alla realizzazione dei nostri podcast e adesso durante le giornate, che sono il momento conclusivo della nostra manifestazione perché ospitano i 10 finalisti, 11 quest'anno in ragione della presenza per la prima volta dell'accoppiata traduttore e scrittore originario, quindi Simone, questo bel romanzo di Narine Abgarian, verrà presentato e si avrà l'opportunità di dialogare tra Claudia Zonghetti e Narine Abgarian, quindi giovani protagonisti anche di queste giornate, a conversare con i nostri ospiti, che sono tanti, e mi limito a segnalare alcuni diciamo appuntamenti di punta per la loro novità, e quindi la serata del 6, perché per la prima volta in città arriva uno spettacolo di poetry performing, quindi un giovane poeta che di fatto fa teatro attraverso la poesia, e l'appuntamento con la piccola tavola rotonda che ospita La Porta, Pince, Marc Antony, perché si discuterà delle tendenze della narrativa italiana contemporanea. E poi naturalmente le lezioni magistrali di Bubba e di Reda Elli, una su Elsa Morante e l'altra sull'importanza della letteratura come cura per la follia personale di questo mondo, e tanti altri. Ecco, anche questi incontri avranno tanti giovani ad animarli. Il programma lo potete trovare sul sito di Letteraria www.premioletteraria.com, ma anche nelle sedi dove la manifestazione si svolgerà, quindi alla Mediateca Montanari e alla Pinacoteca San Domenico. Sindaco, l'evento Letteraria è arrivato al suo 10º anno di attività ed è una grande risorsa per la nostra città, ma soprattutto per i giovani. Sì, è un'iniziativa straordinaria sulla quale abbiamo creduto moltissimo. Non è un caso anche la coincidenza 10ª edizione, siamo nel 10º anno di questa amministrazione, quindi dalla prima edizione l'abbiamo sposata. Io l'ho definita un po' il trionfo della partecipazione dei giovani nella lettura, nella critica letteraria, con un coinvolgimento veramente straordinario. In questi anni ha prodotto tante attività, tante iniziative, tanti autori e traduttori sono venuti in questa città, ha promosso anche il nostro territorio, ma quello che più mi piace sottolineare, evidenziare ed è un elemento di plauso, che questo evento è stato anche un qualcosa che ha contaminato tanti giovani, ha stimolato alla lettura. Penso questo sia veramente un risultato straordinario, al di là della bellezza e dell'importanza di Letteraria.